Rubini per questo invito a questo prestigioso convegno. Diciamo che il mio intervento sarà basato sull'illustrazione della strategia del lancio di un nuovo prodotto legato ad un'esperienza multisensoriale, cioè alla stimolazione di tutti quanti i sensi prima di visualizzare il prodotto nuovo e quindi illustrerà anche tutte quante le varie strategie di cooperation con aziende extra settore proprio per rafforzare questo messaggio. Inizierei innanzitutto quindi dei brevi cenni storici dell'azienda Fiertmare, che appunto innanzitutto dobbiamo dire che l'azienda è nata nel 1960 con la produzione della prima imbarcazione in vetroresina d'Europa. Questo è un primato molto importante che è ampiamente riconosciuto anche dai nostri concorrenti e da tutti quanti i media. Diciamo che una data importante per Fiertmare è stata il 1987, anno in cui la sigla, appunto Fiat, che era inizialmente puntata, si è trasformata invece in Fiat Mare. In realtà, nel 1987, l'azienda appunto Fiat, che in realtà aveva intrapreso altre attività in settori esterni e estranei a quello della nautica, si è separata quindi dall'attività prevalentemente nautica, quindi è rimasta la holding denominata Fiat Cantieri Italiani per distinguere invece da Fiat Mare che opera, continua ad operare nel settore nautico. Diciamo che nel 1987 è stato un anno importante perché è stato fatto il primo vero e proprio riposizionamento strategico della gamma Fiat e quindi da quel momento l'azienda ha iniziato a produrre imbarcazioni superiori ai 7 metri e da quel momento è nata la gamma Genius. Oggi l'azienda ha 140 dipendenti ed ha un fatturato di 22 milioni di euro. Parliamo adesso appunto di questo nuovo prodotto, il 47 Genius. Il 47 Genius è un'imbarcazione che è stata presentata in anteprima mondiale al Salone Nautico Internazionale di Genova, quindi all'ultima edizione che si è conclusa nel mese di ottobre. Questa imbarcazione in realtà rappresenta una svolta epocale perché a gennaio dell'anno scorso la famiglia di Luggo ha recuperato, diciamo, oltre alla proprietà anche la gestione diretta dell'azienda e quindi si voleva dare un segno veramente tangibile di questo passaggio, di questa nuova direzione, creando un prodotto che fosse totalmente fuori dagli schemi e totalmente fuori innovativo. Totalmente innovativo. Innanzitutto, la prima cosa è stata la scelta del nome. Il nome, infatti, appunto, per il nome è stato ideato una composizione moderna e inusuale di numeri e lettere. Infatti, 4 affiancato alla scritta 7 e quindi questo nome è 47. Abbiamo comunque voluto mantenere il nome Genius proprio per dare il segno della tradizione, quindi per dare il segno e comunque la famiglia nostra era sempre alle spalle di questa azienda. In realtà tutto quanto il lancio di questa imbarcazione è nato, vabbè, poi stiamo vedendo un attimino delle immagini dell'imbarcazione, qui vediamo gli interni, qui vediamo un'immagine del pozzetto e alla fine invece vediamo un momento conviviale a bordo dell'imbarcazione, quindi un sushi al tramonto a Capri, insomma, che sicuramente ci fa sognare momenti piacevoli. Quindi, tornando appunto al lancio dell'imbarcazione, dicevamo che è stata fatta innanzitutto una campagna di pre-lancio, una campagna teaser, dal claim oltre l'immaginazione, proprio perché volevamo creare aspettativa e comunque stesse uscendo un prodotto completamente diverso, fuori dagli schemi tradizionali e fuori comunque da quelli che erano i canoni di Fiat. Diciamo quindi possiamo vedere questa campagna teaser. E questa appunto è una campagna sviluppata sul nero, quindi da un'immagine suggestiva, c'è cioè una barca che si vede e non si vede, fa capire che sta arrivando un prodotto nuovo, quindi un'immagine diciamo, molto particolare e scura. Questo tipo di immagine è stata appunto riprodotta in tutto quanto quello che è stato il materiale pubblicitario, ma anche all'interno del Salone Nautico Internazionale di Genova, che è stato rivisto proprio alla luce di questa nuova strategia di lancio, quindi tutto il nostro stand era improntato su questi colori scuri e quindi su questa attesa della nuova imbarcazione. Possiamo appunto
passare ad analizzare la strategia di lancio di questa imbarcazione, ed infatti per questa strategia è stata adottata, appunto per lanciare questa imbarcazione è stata adottata una strategia multisensoriale. Questo tipo di approccio deriva da un marketing, dall'applicazione di un marketing esperienziale. Cioè, un marketing esperienziale vuol dire che praticamente si è voluto porre al centro dell'attenzione il cliente con le sue esigenze e quindi rendere unica l'esperienza di fruizione o di consumo del bene finale. Nel caso appunto particolare di questa imbarcazione, si è voluto appunto iniziare a fare un percorso con un'associazione tra suoni, essenze, immagini e sapori, sensazioni tattili, proprio per far da prologo invece al prodotto da promuovere. Nel caso in punto particolare è stata messa in atto una politica di cooperation con aziende provenienti da altri settori, e questo nell'ottica di sfruttare appunto sinergie sia in termini di immagine, potenziare l'immagine del messaggio e anche ridurre l'impatto dei costi. Infatti, diciamo che comunque sono state esaminate molte aziende che avessero comunque innanzitutto un nome, un marchio riconosciuto e che fossero in grado di dare dei prodotti di alto livello con un packaging personalizzato e assolutamente in linea con il prodotto, appunto col prodotto barca da voler lanciare, e che comunque fossero in grado di trasmettere questa sensazione di oltre l'immaginazione. Quindi diciamo che al Salone Nautico di Genova abbiamo avuto una splendida hostess che ha accompagnato dei visitatori in questa stanza multisensoriale per dare appunto la possibilità di vivere le diverse sensazioni. Quindi, innanzitutto la stimolazione quindi nella camera sono state così vissute. Per quanto riguarda il primo aspetto, è quello dell'olfatto, e l'ho fatto scappare. Eccolo qua. Allora, dunque, per quanto riguarda l'olfatto, l'azienda ha avuto la collaborazione di Lecopen per la produzione di un particolare profumo dalle note molto agrumate, che riporta alla mente tutti quanti i profumi dell'estate mediterranea. Diciamo che possiamo vedere qui anche proprio la confezione di questa bottiglia, che è stata creata in questa forma molto snella ed allungata proprio per richiamare le linee slanciate dell'imbarcazione, e anche il packaging esterno è stato appunto selezionato proprio per richiamare il claim della campagna pubblicitaria, quindi oltre l'immaginazione. Qui invece possiamo vedere una suggestiva immagine tratta dal servizio fotografico fatto appunto da Carlo Borlenghi, che riporta proprio appunto la sensazione dell'olfatto. Per quanto riguarda invece la seconda stimolazione, è stata quella del tatto. Infatti, tutti quanti gli ospiti entrati all'interno della camera multisensoriale, dopo aver percepito questo forte profumo che all'ingresso della stanza, invece erano invitati ad accomodarsi su tessuti rivestiti da un tessuti da, su divani rivestiti da tessuti molto particolari creati dal gruppo Rubelli. L'azienda ha creato infatti una partnership col gruppo Rubelli, molto importante, perché il gruppo Rubelli, in realtà, oggi questo tipo di collaborazione viene interpretato all'azienda come una sorta di integrazione a monte esterna, proprio perché devono essere considerati innanzitutto aspetti quali la quantità cospicua adoperata di tessuto, la qualità eccellente dei prodotti e la frequenza delle operazioni commerciali e di scambio di informazioni, ed inoltre anche le condizioni economiche agevolate che appunto vengono applicate alla fornitura. Quindi, con il gruppo Rubelli è stato fatto una vera e propria politica di co-branding. Qui possiamo vedere un'immagine appunto della stimolazione del tatto, quindi vediamo.